Buonasera e benvenuti a questo incontro di Racconti da San Giuliano. Questa sera vedremo insieme e percorreremo insieme, seppur virtualmente, quel paesaggio che si estendeva intorno all'Abbazia di San Giuliano. Quindi visiteremo ville con i loro giardini, percorreremo strade e avremo conto di quelle che erano le coltivazioni, quello che era il paesaggio agricolo che caratterizzava quella straordinaria collina di Albaro ai cui piedi sorgeva il monastero. E voglio iniziare questo incontro insieme a voi leggendo una testimonianza di metà Ottocento, in particolare del 1864, che ci permette di capire quella che era l'atmosfera che si apriva a chi aveva accesso alla chiesa e al monastero di San Giuliano. Infatti così ci raccontano. Al nord è circondata da ameni poderi, ove sono usi genovesi a passare i più bei giorni di primavera e di autunno. In questo romito luogo a te sembra ritrovarti come in un deserto, sebbene si poco discosto dalla popolosa nostra metropoli, e nel monastero come in un paradiso. Onde ti senti come rapito fuori di te a contemplare un ordine di cose ultramondiali. La chiesa, poi, che per la rara mondezza ti innamora, silenziosa e devota qual è, ti rende più sensibile alla presenza stessa di Dio. Ciò basti della sua deliziosa postura. Ecco quindi che in poche parole si sono toccati i concetti principali. Quindi un luogo straordinario, un luogo che sembra distantissimo da Genova, che in realtà è molto vicina, ma è completamente tagliata fuori, no? Da questo straordinario paesaggio. E poi il fatto che in questo silenzio, in questa straordinarietà del territorio, ecco che ti senti più vicino a Dio. E allora andiamo a vedere qual era questo territorio. Era un territorio che si estendeva una collina che scendeva dolcemente dall'antica strada per il Levante fino alle coste del mare, a cui piedi appunto sorgeva l'abbazia di San Giuliano con il suo monastero. Poi questo territorio era solcato da tutta una serie di percorrenze che scendevano dalla via verso il Levante, dove poi sorge la chiesa di San Francesco d'Albaro con il suo convento, verso la costa, no? Percorsi a pettine, lungo i quali si sono attestate via via tutta una serie di ville con i loro giardini e con tutta una gestione agricola del territorio. Un terreno che era straordinario dal punto di vista dell'esposizione al sole e alle acque, aveva una serie di straordinarie vedute e soprattutto aveva un terreno particolarmente fertile. È così che fin dal 1300-1400 tutta una serie di ville, di residenze, sono sorte in quest'area e hanno dato così il via a questo luogo che diventa il luogo per eccellenza della villeggiatura dei genovesi. E infatti numerose testimonianze anche di visitatori stranieri hanno sempre posto l'accento sulla straordinarietà e la possibilità, no, che i genovesi avevano di poter gestire la propria vita, per così dire, imprenditoriale in momenti di ozium all'interno di queste residenze e poi, visto che la città gli stava soltanto un giorno di viaggio, gestire appunto anche il negozium che era in città, con questa sorta di pendolarismo che aveva tanto colpito i visitatori e i cronisti del tempo. Ed è proprio un vescovo letterato e studioso, Agostino Giustiniani, che nel 1537 ci descrive le caratteristiche di questo territorio e di queste residenze così interessanti. Lui parla di 140 case, di cui soltanto 46 di contadini, quindi pensate che quasi 100 di queste residenze erano tutte residenze di villa. Residenze di villa che erano state costruite dalle principali famiglie aristocratiche genovesi, quindi dai Sauli, dai Negroni, dai Giustiniani, e che erano grandi costruzioni con un'area, con delle aree appunto a giardino, ma anche coltivate, sparse intorno, circondate da degli alti muraglioni. E in particolare all'interno di queste aree, Giustiniani ci racconta come sorgessero aree a giardino, aree a orto,
aree selvatico, ovvero a bosco, aree per uccellare, ovvero delle aree dove si poteva, dove il committente poteva organizzare delle vere e proprie battute di caccia, e poi tutta una serie di copiose acque che consentivano non soltanto la gestione dei terreni, ma anche la gestione proprio monumentale dei giardini. Quindi parlo di peschiere, parlo di fontane, parlo di tutta quella serie di architetture, diciamo così, di rappresentanza che andavano a connotare la monumentalità dei giardini di queste residenze. E poi, appunto, lungo tutti questi percorsi a pettine che andavano verso la costa, questi giardini che si susseguivano andavano a costruire tutta una serie di muraglioni che accompagnavano le percorrenze fin verso, appunto, monte. E quindi avrete ben capito che la commistione fra i giardini monumentali e le aree coltivate era molto forte. Tant'è vero che si parla per la collina di Albaro di una vera e propria, di un vero e proprio sistema di villa, giardino e territorio, un sistema che connotava questa particolare porzione del territorio intorno a Genova. Un territorio che rimane tale proprio nelle sue percorrenze fino alla fine dell'Ottocento, ed è nel magnifico affresco, nella magnifica cartografia che Michele Poggi compie, completa nel 1898, che si rende conto di come questo territorio fosse ricco davvero di coltivazioni, ricco di ville, ricco di percorrenze. Un territorio che era ancora tale all'indomani dell'annessione di quelle province orientali, ovvero di quella città che si andava via via espandendo oltre il Bisagno, verso appunto le aree della Foce e le aree di San Fruttuoso. In questo caso Michele Poggi, con questa sua, con questo suo disegno così didascalico, ci dà proprio conto di questa realtà che di lì a poco, e parliamo di inizio Novecento, nei primi decenni del Novecento, sarà in qualche modo falsata nel suo rapporto tra collina, mare e percorrenze, con il taglio della famosa strada Nastro, quindi con le vie Gobetti e Righetti, e poi con la strada a mare, con la passeggiata a mare di Corso Italia, che andrà a falsare quello che era il rapporto tra la chiesa al convento e la collina appunto alle loro spalle. E appunto voglio con voi andare a percorrere queste percorrenze proprio da monte a mare e andare a vedere quelle che erano le grandi emergenze monumentali che vi si attestavano. In questo caso la via di San Nazaro che ci permette di accorgerci delle presenze delle grandi ville dei Brignole Sale, e in particolare della grande villa che aveva ospitato, era la villa preferita di quella personalità così interessante, così importante per la cultura genovese, che è stato Anton Giulio Brignole Sale, che poi conosciamo ritratto da Anton van Dyck in quel meraviglioso ritratto a cavallo conservato nei musei di Strada Nuova. E questa è la villa rappresentata dall'obiettivo di Paolo Monti, siamo nel 1963, nell'ambito di quell'importantissimo documento che è il catalogo delle ville genovesi, che è ancora oggi una pietra miliare per lo studio della villeggiatura genovese. Quindi questa campagna di catalogazione, di studio e di rappresentazione che parte appunto negli anni 60 e che ancora oggi ci dà conto della monumentalità e dell'importanza di queste ville sul territorio. La via successiva, la via Parini, che parte appunto dalla chiesa, dal convento di San Francesco d'Albaro, e si estende verso sud, incontra presenze monumentali con i loro giardini, come la villa Rebuffo Gattorno, una villa che risente, come vedremo poi, di quelle novità architettoniche che vengono portate proprio a metà Cinquecento in quest'area dall'architetto perugino, ma di formazione romana, Galeazzo Alessi, e che saranno poi un vero e proprio momento di rinnovamento e di cambio radicale nell'architettura e nel modo di contemplare la residenza sia di città che di villeggiatura per l'aristocrazia genovese, da questo momento in poi. Andiamo avanti, la Via della Sirena. In questo caso, su Via della Sirena, sorge una delle più straordinarie residenze di villeggiatura.
dell'area. La Villa Franzoni, anche in questo caso in una straordinaria foto di Paolo Monti, siamo sempre nel 1963 e già da questa immagine capite la monumentalità e il rapporto tra la villa, il suo giardino e il territorio coltivo circostante. E quindi anche quella famosa commistione che dicevamo tra i giardini monumentali e il territorio messo a regime, messo a reddito. Ed è proprio tutta una serie di visitatori stranieri, in particolare in questo caso il francese Martin Pierre Gautier, che tra 1818 e 1832 visita moltissime residenze e ville genovesi, che ci dà conto della straordinaria espansione territoriale del giardino di questa villa e anche della cucitura, no, di questo giardino con il territorio coltivo. E proprio per rendere conto della fondamentale interscambio tra il giardino, la villa e il territorio, che il nostro Martin Pierre Gautier ci consegna anche una straordinaria veduta tridimensionale, in cui vediamo proprio grazie a questi viali alberati, questi viali pilastrati su cui si arrampicano le coltivazioni di viti, che la villa è incardinata all'interno di un territorio che non è soltanto caratterizzato dalla sua estensione monumentale del giardino, ma anche da tutta una serie di coltivazioni che sono frutteti, che sono castagneti, boschi e questi pergolati su cui appunto si arrampica, si appoggia la vite. E questa è un'immagine di un altro architetto, un architetto tedesco, Robert Reinhardt, che a fine 800, in questa sua raccolta dedicata ai palazzi, alle ville genovesi, ma anche fiorentini, quindi toscani e poi romani, cerca tutta una serie di modelli progettuali per quell'architettura tedesca che all'epoca era fondata sullo storicismo. E in particolare proprio nella Villa Franzone riconosce, così come nella Villa Giustiniani, un modello di residenza, un modello di villeggiatura che si rapporta con il territorio, esattamente come aveva fatto a suo tempo la villa per Luca I Giustiniani, studiata e realizzata come un vero e proprio gesto intellettuale sul territorio da Galeazzo Alessi. E proprio la valletta su cui la Villa Giustiniani si organizza e gestisce la sua visuale verso sud, che la Villa Franzone confina con il suo giardino. Quindi un modello che ha una lunga storia, un modello che davvero da metà Cinquecento fino alla fine dell'Ottocento diventa un punto di riferimento per le residenze di villa, residenze di città, non soltanto in ambito italiano, ma anche in ambito europeo. E poi vediamo come questa serie di vedute ci permetta di comprendere davvero questo straordinario rapporto che c'era tra giardini e territorio coltivo. Un territorio coltivo che sappiamo essere caratterizzato, come vediamo anche qui, da vigneti, e in particolare sappiamo che nella zona di Albaro erano coltivate soprattutto uve bianche che producevano vini come il Vermentino e il Rossese, ma considerate che c'era anche un particolare vitigno che oggi è scomparso e che era la Pignola Bianca, che a Genova era conosciuta anche come Belletto, che appunto dava vita a un altro vino bianco particolarmente apprezzato. Qui sappiamo che vi erano dei frutteti, degli oliveti, ma anche dei castagneti, soprattutto nelle parti più acclivi, no? Più verso mondo. Considerate anche che poi vi era tutta una serie di primizie coltivate come i fichi e gli agrumi, che qua in questa area così baciata dall'esposizione, dal riparo dai venti, aveva una grande sviluppo, e poi altri prodotti cosiddetti di lusso come i meloni e le zucche. Quindi un terreno straordinario, un terreno che considerava anche la parte agricola come una porzione non secondaria di queste estensioni territoriali che si connettevano a queste ville. Caratteristiche del territorio che non sfuggono neanche all'occhio arguto di Antonio Giolfi, che sempre nella seconda metà del Settecento realizza questa straordinaria e ampissima veduta di una porzione appunto del genovesato, che comprende l'area di San Fruttuoso, la foce del Bisagno e la collina di Albaro, e che appunto andandola a vedere nel dettaglio ci permette di comprendere questa presenza
presenza di campi coltivati, di frutteti, di muri di villa che separavano i vari orti e le varie proprietà di villa. Ma c'è di più, perché all'interno di queste, queste rappresentazioni, ecco che sono segnate anche, per esempio, le canne di fiume, che erano fondamentali perché all'interno di un territorio molto coltivato con le viti, ecco che le canne arrivavano ad essere un sostegno fondamentale per questa particolare coltivazione. Questo lo sappiamo anche dai documenti d'archivio, perché i contratti di affitto dei terreni a metà Settecento comprendono, oltre a tutte le varie clausole, anche l'obbligo che aveva il conduttore di fornire a sue spese e di gestire a sue spese all'interno del terreno preso in affitto anche le canne per il sostegno delle viti. Quindi guardate come nell'economia agricola di questo territorio, seppur un territorio di villa, anche le caratteristiche più minute, più particolari, fossero di fondamentale importanza. E una caratteristica, no? Quella di avere questa frammistione, no? Di uliveti, di vigneti, di frutteti, ma anche di orti, che il grande affresco di Michele Poggi, qui in evidenza anche l'ultima crosa, appunto quella di San Giuliano, che conduce all'abbazia e al suo convento, ecco che è fondamentale ed è particolarmente visibile. E con questo io concludo, vi lascio nell'ultima immagine gli indirizzi dei siti della Biblioteca Universitaria e del MIBACT Liguria, e vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.